insomma, vuoi affrontare una partita di ottavo che può essere una semifinale, però questo è il mondiale di quest'anno, la prima vacante della Argentina, che ha fatto due partite, è passata per una terza, migliore quarto perché ha vinto un sacco di sette, quindi è sicuramente dentro, andrà il promessa. Te la puoi trovare tranquillamente dentro fuori alla prima giornata degli ottavi, capito? Quindi va bene, quello che poi faremo qui di azzerare perché il lato è pensano ai prossimi, diciamo Andrea, Brasile non ha giocato bene, Argentina non ha giocato bene, sono squadre che poi in stile dentro fuori che formano bravissimo, e questo è il problema. Anche gli Stati Uniti che hanno perso 3-1 contro la squadra di casa è un ambiente meraviglioso perché il disco volante che ci sta aspettando a Katowice lo conosciamo molto bene. Però le due squadre in forma, posso dire che da quello che abbiamo visto, sono gli azzurri, ok, la Francia, è un po' la Slovenia, la Slovenia è un po' la questa è una squadra che è la Polonia, poi di lato di Stati Uniti, l'attacco da parte di Urano, il 2-0 per quanto riguarda i set della nostra nazionale, il primo attacco della Cina con il recupero da parte di Simone Anzani, Simone Giannelli, il palleggio di Urano, l'attacco, guarda che azione da parte della nostra Italia che trova il primo punto di questo terzo set. Le pennellate della regia di Giotto equivalgono ai palleggi di Giannelli, una meraviglia questo invito a utilizzare lo posto dalla seconda linea, meravigliosa conclusione, veramente bravo Giulio. Di nuovo 1-0 per l'Italia in questo terzo set, vada prolungata, l'attacco che non passa, la banda è da parte di Oscina, di nuovo lì, attacco che non passa di nuovo di Zhang, ci riprova ancora con questo attacco Wang, ecco il punto per l'Italia, stanno distruggendo la mano sinistra, la mano dominante di Yuri Fratinaldi, monster block per lui, Iepa, Simone Giannelli è buono al servizio, Yuri Daniele Lavia con 9 punti, il salvataggio dei cinesi con la palla rimessa di là da parte di Yang, primo tempo di Simone Anzani, si insacca il primo tempo, l'Italia è perfetta, soprattutto come atteggiamento al di là del valore in campo della Cina, dopo il primo set Simone Anzani si è rimesso subito in pista in attacco, ma soprattutto 3 muri punta, 4 muri complessivi e saliamo a 5 con quelli di Urino, ma ora l'abbiamo visto, stanno arrivando anche i muri, e certo, mancavano. Ci vediamo i 14 della prima sfida dell'Italia, l'attacco che non passa, il muro contiene, Giannelli alza questo bagherone, il bagherone lasciato balato, l'attacco diagonale di Alessandro Micheletto, punto certo, poi c'è il tocco del muro, la palla ha rischiato, perché la mano sinistra, il mini sinistro di Pen è stato toccato, lì Ale deve prendersi su questa situazione e rischi di trovare la seconda destretta, chissà di perdita la sua seconda stagione con me. Giannelli al servizio, l'attacco diagonale, passa Zhang, difende ancora l'Italia con Yu. Muro pazzesco dell'Italia, mamma mia, guarda, l'abbiamo detto più volte, abbiamo trovato un opposto che non mura, fa paura, la difesa di una destretta è più forte di Hoss, no? Di Zaitsev, la sta dimostrando il nostro Mancini, uno dei nostri Mancini ha trovato, cazzo, sono piovono palloni nel campo dei cinesi, mamma mia che muro, due muri di seguito di Yuri, 6-0 tira molto forte, riflessione Yu, primo tempo che fa questa volta da parte della Cina con Peng, come? Accidenti, cioè, Simone con la riga messa il precedente con tre muri, uno tira all'altro, buona la lettura. Questa volta attacca bene in mezzo alle mani di Simone, torna in Jimmy Zhang dentro al posto di Wang Ding. Di nuovo con Simone Giannelli, primo tempo di Simone Zhang, tutto braccio sul muro, balato, Giannelli, la pipe di Daniele Lavia, perfetta sulla riga, Daniele Lavia trova il settimo punto dell'Italia, veloci. Verso gli ottavi di finale, già ci siamo però. Il primo tempo di Anzani viene smorzato da un muro in lettura
all'esperto cinese e poi alla fine Dacheng lascia passare la Pai così da via. Alessandro Negheletto via forte, ancora il pallone di attacco potente, ancora il salvataggio dell'Italia, Malase, Micheletto, con la palla di là, ci ritrovano i cinesi con questa pipe, che questa volta da più, hai capito, i cinesi provano a sorprendersi mettendosi dentro anche l'altro centrale che è sempre stato più titolare, Zhang, che ovviamente ha creato un problema da Zhang, qui lasciano i liberi, giustamente, sono tante parti, Yu Kangpai, la mette su bene. Come gli Zanga, molto profondo, come ho detto, primo tempo di Simone Anzani. Simone Anzani, grandissima partita, veramente la sua con le palle perfette che ha fatto Simone Fornelli. Abbiamo il palizzatore che in posto 2, quindi imposta la botte spostata proprio sulla sua zona d'attacco, non può prenderlo assolutamente. Ma come cazzo ha fatto, ragazzi? Porca troia, ma perché? La Cina non passa, Simone Zanelli fuori dal campo da Alessandro Micheletto, l'attacco di Micheletto, difendono ancora, però arriva, che succede? E nulla, è partito un po', cosa è partito? Un dito certo, che è successo? Ha chiamato un'invasione che secondo me è sotto la rete di Sì. Perché spiego Andrea, si può fermare il gioco, il rischio pallonatore è quello che se intravede un'infrazione durante lo svolgimento, il challenge normalmente viene chiamato alla fine dell'azione per richiedere un'mappatura sulle italinotatori. Ma se durante la partita vedi un'infrazione, puoi assumerti la responsabilità bloccando il gioco. Se il challenge è positivo ti prendi il punto, se è negativo lo perdi a prescindere e non puoi più avere. 8-2 per l'Italia, stanno sbagliando tutti i cinesi, ora sbagliano anche i cechi, i cosi, cechi. È il tempo di ricerca delle immagini che devono andare a essere rimbobinate una volta, cioè si diceva così, adesso vanno riportate e poi vi ha riproposto alla, vediamo il pericolo anche di coordinamento, eccolo qua, di che ha fatto? Sto cercando di ricostruire pure io, non c'è nessuno, penso invasione, credo. No, non c'è, il tutto è per la formazione cinese, sì, adesso sì. Andrà al servizio con il suo battitore, Eugene Zhang. Palla corta su Micheletto, prova Giannelli, non riescono a chiudere, c'è però l'infrazione da parte dell'Italia, il punto per la Cina, il punto numero 4. Attenzione. Ragazzi, sono svegliati i cinesi, sono abbracciati, hanno urlato, è incredibile, attenzione, ora dai, riprendiamoci subito, una contraddizione che ovviamente ha preso di seconda intenzione cinese, di nuovo con Zhang, l'Italia risponde, con attacco di Romano, le mani fuori, vive Viguri, spietato, chirurgico, senza valore, va ad attaccare sul muro più basso del giocatore schiacciatore Yu Kangpai. Andrà a rinforzare Piacenza nella prossima stagione, pensavo che fino a 2 anni fa, per un anno fa, era un ragazzo che giocava, ma sconosciuto. Ancora lì è quello, ancora non se n'è andato, ancora sto aspettando. Porca miseria, sto facendo un'altra partita io, in contemporanea. E ancora che l'aspettare, fai giochino del rapinatore. Io boh. Ma guarda qui. Una bella scelta, anche dovrei crescere. L'attacco da Daniele Ria che piazza un pallone, rimangono tutti immobili, i cinesi, il tutto per l'Italia ancora i dorsi. E sapete che sono rimasti immobili? Perché hanno iniziato a protestare su questo palletto. Ma gioca, pensa a giocare, se anche dalla panchina arrivano delle urla e pensi che sia fare il palletto, non mi capisco quel pallone. Riesci di giocare. Daniele Ria. 10-5, ora palla corta, buona esce da parte della nostra Italia. Una meraviglia questa finta di potenza alzata e colpo flippatissimo che inchioda al terreno senza farlo partire. Zhang Yunqing, il carrello di tutti finitivo al prossimo allenamento. Sì, la posizione della mentale. Perché? Ma che sta dicendo stasera?
con la Micheletto che non può attaccare, rispondo adesso la Cina con questa pipe bella con il solito Zhang appena rientrato, ma efficace, assolutamente un angolo veramente terrificante questo, perché una pipe classica abbastanza alta, dopo che abbiamo tenuto la palla, angolo che ha colto di sorpresa in movimento ieri verso la riga laterale, e bravo lì, bravo Zinedine. Salunga Micheletto, Giannelli per Alessandro Micheletto, la palla se ne va fuori, l'errore di Micheletto dal settimo punto per... Ci stiamo rimettendo in gioco noi con delle piccole imperfezioni e imprecisioni. Via, è stata fatta la palla troppo distante dalla spalla e quindi non è riuscito a trovare perfettamente l'allineamento con la riga, Alessandro. Di nuovo con Simone Giannelli, palla perfetta per Luca Galassi, il punto numero 12 per l'Italia. Luca si può fare. Non ha detto ragazzi, non se ne va, oh. Sempre lì. La difficoltà dalla valutazione di Shio Kunsteng, il centrale che subisce questo buon colpo del fatto. Ci sarebbe tutti sì. Eh sì. Luca Galassi, 15-7, lo piazza molto profondo, giù. Attacca ancora forte, è sempre il solito Gigi Zhang, il questo attacco spostato sulla sinistra. È un giocatore ottico, troppo solo l'altezza, ma è quello più ricercato di là poi dell'opposto tra le tenite e Zhang. E va un po', loro che ha cercato di mettere le mani in maniera passiva, non attivamente. Che bello, suo servizio, molto potente, rincorre Azzani, chiama la palla con il palleggio Alessandro Micheletto, ci ritrova porca troia con Yuko, porto che se ne va fuori, la palla è fuori della scena su questa parte, però chiameranno gravemente un fallo, ma tutte quelle chiamano. Comunque Simone Anzani, quella palla ha avuto veramente un gran coraggio per alzare il palleggio. Ma è alla tana, non è possibile. Nella consiglio giusta la scelta di provare anche questo tentativo con il mio cantare. Attenzione perché questo giocatore, l'avevamo detto, batte molto bene Romanelli. Sì, sì. E non è il caso che definiamo ormai da tempo attacco bene a Romanelli, perché è un attacco a tutti gli effetti. Avendo la possibilità di attaccare il nastro, possiamo entrare. La palla è dentro, la palla è buona. Quindi la palla è buona, avevano ragione loro. Sì, sì. Lo ricordiamo, c'è il 5% di margine d'errore, però insomma una mappatura computerizzata grazie a una telecamera centrale che va a ricostruire il campo e le sue traiettorie. Ma guarda questo, incredibile, è ancora lì, non se ne va, Sta facendo ancora il trucchino, ragazzi. Per farmi disconnettere la partita, ma perché fanno questa cosa? Perché? Perché? Le mando la mail, io le mando la mail alla club, cazzo, o il video. Lo mando, cazzo. Lo salvo poi su Twitch. E il mattoio. L'attacco diagonale funziona, questa è 6, devo dire, può vedere, io ti faccio bannare davvero, guarda. Pazzesca azione da parte del giocatore, la messa su 4 metri e mezzo in diagonale, bravissimo, sono così, bravissimo. Ancora lì, ancora lì. Venga al servizio, c'è la palla alzatissima con il campo dell'Italia, 1 contro 1, si salvano. Di nuovo può attaccare questo pallone Zhang, cura Simone Giannelli, padre del gioco di Yuri Romano, ci ritrova in mano con lui, perché possiamo Simone Giannelli, Daniele Lia, il palleggio, Alessandro Micheletto e mani fuori. E beh, anche tanta tecnica nella squadra azzurra e soprattutto spettacolarizzazione. Daniele Lia finta un attacco di Paima, il fatto centrale palleggia perfettamente. Alessandro Micheletto che aveva di fronte il muro difficile da affrontare, quello di Zhang. E quello dell'altro Zanzeia, gran colpo d'attacco. 14-10, 4 di vantaggio per la azione azzurra che servisse del Sam. Mi direte la toccata, si sa, salire il braccio. Sì, magari anche perché la partita di uscita dal braccio di Micheletto, vedete, mezzo flottante, ha flottato proprio e ha toccato la parte del bagger alla sua sinistra. Però vale, ancora Alessandro Micheletto. 5 di vantaggio per l'Italia a questo terzo set. Grande ricezione, ci pensa Daniele Lavia,
perdono, hanno anche una scelta di tempo strana, diciamo, su questa circostanza. Avete capito perché il primo fondamentale d'attacco è la battuta e noi la chiamiamo attacco dei 9 metri? Perché quando attacca la palla in questo modo, Micheletto crea difficoltà a tutti i ricevitori avversari. Secondo problema anche da risolvere proprio per Ian Heming, che deve ora fare quel proprio tecnico. Ragazzi, stanno riscaldando, cercando i giochi, non fa cambi e quindi non sembra il nostro nazionale di tenere il ritmo. Vuole quello perché tra 2 giorni vedremo, dal 3 partiranno gli ottavi, non sappiamo ancora dove, però partiranno gli ancora ottavi. Lì? Preferisce tenere. Ho fatto una batteria. Perché? Giulietto Pinelli, prossimo corso della di Siena. Ludens ha fatto, tu lo sai, la prima parte dell'Europeo, tutto alla grande, poi credo di Renan abbiamo vinto l'Europeo, quindi lo scambio dei nostri due. Secondo me da casa Maria gli ha dato un messaggino, anzi era in effetti, guarda che è andata la presentazione di Pinelli, mi tiro dentro lo navigato con Giulio Pinelli, l'attacco ripeto da Alessandro Micheletto, ancora nel campo della formazione cinese, il punto dell'Italia numero 17, scrivetelo, Zhang Yui Chin Temu Giulio Pinelli. Lo guida Muro, cerca di evitarlo e arriva l'errore sulla parallela che dà il 17° punto. Siamo con il Cile Seriano al servizio. Micheletto 9 punti per lui, 8 attacchi e un servizio vincente. Rincorre questo pallone Yu. L'attacco sul muro, questa volta è molto forte, ma è sempre il solito Yin Jin Zhang. Yin Jin Jun Zin Zhang. Vediamo un po', intanto ha fatto il miracolo per ne arrivare come si applica sulla palla. Del lavoro, ragazzi, che deviazione di telecamere qui, oh. Guarda il lavoro, il video dentro il video della partita, dentro la partita, e c'è pure lo schermo. Mamma mia, che vogliamo di più, che sono un fenomeno, ragazzi. Dai, che lavori, ragazzi, pure la luce, guarda, almeno mi si vede. Però poi alta sul muro, aiuto, ce l'hanno in due, Pinelli e Galassi, guarda che torna di nuovo, aiuto, attacca forte, vediamo se c'è. Che roba, oh, che macchinazione. Dunque si era dimenticato il mio tecnico di palleggiatore, infatti si era fregato molto la spalla, ha cercato del corso, non so neanche chiamato il direttore, non so però che la palla era fuori un bel po', che l'ha portata per il muro della difesa del corso. Anzani, 7 minuti per lui, 3 muri. Sulle mani per Anzani. Ancora con Zhang, è una bella palla questa, angolatissima. Sì, 3 metri, da contare della sua altezza e anche da questa manona grande che alla fine è condita di fondo il corso, una bella traiettoria di generale. Quello è sempre lì, io. Praticamente si alza e Giulio Pinelli dimostra quello che vale, un grandissimo diagonale, grande personalità per questo ragazzo, perché la stessa età di Rimano. Inopinabilmente Pinelli mette un attacco difficile perché la palla si è trovata con la posizione che ha il gioco e continua ad attaccare bene con la mano, l'ingresso ricordo, però Giulietto, l'assieme di guarda, Giulio Pinelli al servizio, tira molto forte, è sempre Yu. Oh, c'è la fine, va bene. Sì. Più contatti, riesce a toccare la mano sinistra di Galassi, anche prendere il campo. Bravo Alessandro che sportivamente segnala il posto di Galassi. Vediamo. Evidentemente Giorgio, il 20° punto dell'Italia, 13.0 per la Cina, forse lo bello. Quello è sempre lì, ne va. Terribile. Sì, ha preso anche un assestamento, la palla di volo, di fortunato di Giorgio, da un ragazzo che ha fatto un po' di parole, con 13. Ancora lì, primo tempo di questo Barbaraso, bravissimo il nostro leader Alessandro Micheletto, seguito Daniele Lia, ecco. Gemelli la schiacciata, Daniele Lia e Alessandro Micheletto, eccola, era questa la traiettoria che avevo chiesto proprio ad Alessandro Micheletto, più rischi, più di una stretta, anche questa la fa go. È ottima anche ovviamente
la fase finale. Andiamo, Bacchus. È importante quando la palla è precisa. Nice, fa gol a Bacchus. Guarda Joker, Geppo come sta giocando. Hai visto Joker? Sta giocando Geppo, ora guarda, prova a fare gol a Bacchus, il tuo nemico comune, Bacchus. Guarda Joker, proverà a fare gol. Ci prova Geppo. Bravo Geppo. Joker, hai visto? Ha fatto gol. Bravo Geppo, mio compagno di squadra. Vi voglio tanto bene. Siamo tutti in Top of Italy, Top Italy Club. Compagno di squadra, Geppo. Joker, scusate, sono Geppo. Joker ora mi stanno facendo una truffa. C'è una corsa, una truffa in corso, povero Joker. E guarda, ho messo, no, perché ho messo la telecamera di traversa che fa inquadrare quell'altra partita e anche la mia telecamera. Non molli. Capito? C'ho la telecamera che inquadra lo schermo e mi si inquadra a me, quindi c'è un'altra partita in, e lui vede la telecamera che io vedrei io stesso. Capito? Ma un macello di telecamere, non ci ho capito nulla, amore. Ah, va bene. Comunque, Joker è in attesa. Amore. Sì, amore. Guarda Joker, oh, tu è bravo, Ceppo. Joker sta facendo il tifo per Geppo, amore. Ma sono stordo, mamma mia. Mamma mia, come sono stordo, amore. Porca troccia, mi sto stordendo parecchio. È finita la partita. È un gioco di telecamere interne tra telefono e tablet. Ma questa cazzo di insarsi De Geppo. Dai. Complimenti Geppo. Massima, perché il massimo rispetto è proprio nel giocare come se ti fosse davanti la squadra. Quello è ancora lì, oh. Ci voglio credere, incredibile. È un record questo. Non so che dire, guarda. Incredibile. Non ho mai visto una cosa di genere. Cazzo. Incredibile. Ma è incredibile questo. Che stanno facendo stasera, mi sto facendo fare questo. Vabbè, lavori. Ingegneria. Porca troia. Ancora lì quello. Incredibile. Thank you.
E dai Ceppo, su. Quello è sempre lì, incredibile, non ci credo io. Ma guarda che io devo mollare, credo. Io non mollo, vediamo chi vince. Vediamo. Vediamo. Caproia, facci ha screato la batteria. Fino alle 4 c'è tempo. Vediamo chi vince. 4 e mezzo. Vediamo. È la prima di Vulcan titolare questa, in esclusiva da Joker. Via sempre quello. Un saffatro, passo lo in Zarz, un saffatro questo, porca troia, il letto sta truffando ancora. Perché sta cosa? No, leva pure la parata, incredibile. Non mi ha fatto gol, non ci voglio credere. Da fuori aria.
Madonna, incredibile. Palla per Bacu, per Vulcano. No, non ci credo, ma le va proprio, mi provo a levare il blocco, pazzo. Su Vulcano, mamma mia, grande Vulcan, su. Dai Vulcan, fai gol. No, l'ha parata, non ci ride.
Oh, ce l'ha fatta, oh. È uscito. Ho vinto. Che cazzo, ragazzi. Sì. Poi fai finire la partita, però. Giustamente. Perché sennò di qua dice che è successo, la partita deve finire. Ora un attimo. Eravamo rimasti che fa il tiro finale questo. Vediamo un po' che succede se mi fa gol. Gol. Ecco fatto. Ho fatto gol alla fine. Giapponese. Hai visto Joker, ha fatto gol. Joker che guarda ceppo. Troia. Nah, è finita. Pezzo Geppo. Gioco che mi dispiace. Il tuo compagno di squadra ha perso. Proprio alla fine. Tornare a Geppo e a Joker, scusate, ora mi sto rimettendo in Joker, eccomi. Mettiamo il volume, possiamo tornare, andare avanti. Allora, siamo andati nell'oro, grazie, complimenti da Geppo, grazie Geppo, mi sta facendo i complimenti, e il compagno di squadra sono insieme. Ciao Geppo, ci saluta. Amore, sono storto. E non poco. Amore, sono storto. Amore. Ma ha fatto una cosa del genere. Che boh.